Quando mi ha scritto il 9 gennaio del 2013. Cosa gli dice? Di pregare per lui. Benediceva di pregare per lui. Dirò che me l'aspettavo. Lei si aspettava che facesse la sì. Perché? Non lo so, dalle lettere, dalla personalità, da come avevo capito in tutti questi tempi, io mi aspettavo. Ma lui ha mai... Già nel due lato conclave. Ah, adesso... Lei di cognome è proprio Bergoglio? Sì. Elisabetta Bergoglio? Sì. E abita in questa casa? No, io sono sposata, abito a Portacomaro Paese. Che siamo contenti e fieri, orgogliosi, perché le origini del Papa, che è Papa argentino, ma le origini portacomaresi. Non ce l'aspettavamo, siamo rimasti contenti ed orgogliosi che sia dalla nostra terra. È nato in Argentina, però è di origini piemontese. Ho sentito il cognome e subito ieri sera ho detto questo qua è un cognome delle nostre parti, ecco. E ne siamo contentissimi, felici. Per me andava bene qualsiasi papa, purché fosse una persona che migliora la situazione del mondo perché ce n'è bisogno. Spero che, quello che penso, spero che io, buona persona, le prega per tutti. Noi preghiamo tutti sul cielo, verso il cielo, tutto qua. Quando ero bambino io, papa Giovanni XXIII, è uguale. Che ispira molto fiducia. Per una chiesa più snella, più semplice, meno regale. Essere semplice come è stato ieri sera quando si è presentato al popolo. Semplice, capire i problemi che ci sono. Mi ispira moltissima fiducia, ma quello è un fatto secondario. E Dani è in sintonia con quello che penso io. Ha avuto posizioni molto dure sull'aborto, sugli omosessuali. No, io non sono informato in dettaglio, a me importa che lui sia una persona che ama la gente, che la vuol seguire, che è vicino ai poveri, che è a quelli che vanno aiutati, e a me quello basta.